sono considerati media importanti per la loro capacità di diffusione, che è maggiore di quella di ogni altro mezzo di comunicazione di massa, e per la molteplicità delle loro funzioni. Abbiamo pensato a un'operazione originale fuori dal comune, unendo presente e passato. Di fatto abbiamo inventato un palinsesto televisivo in cui abbiamo unito ai programmi più celebri alcuni passi appartenenti alla letteratura classica. In omaggio alla più classica tradizione televisiva, non poteva mancare la signoria Buonasera, che illustrerà il palinsesto dell'intera serata. Buona visione. Signore e signori, buonasera. Alle 20 verrà trasmessa la prima puntata del programma Comico e Fede, dove si vedrà la divertente discussione tra Eunione e Licoride. Una discussione tratta dall'onorio di Plauto. Seguirà alle 20:30 Porta a Porta, in cui assisterete al dibattito politico tra Cicerone e Cesare, e danzato dalla quarta catenaria di Cicerone e dalla decontinuazione di Sant'Ezio. Infine, alle 21, andrà in onda la Tempesta Novella. Riusciranno i coniugi di Penelope a ritrovare l'amore perduto o si lasceranno pensare? Buona visione. Di cinque importanti capi catilinari e il dibattito politico di questi giorni
si sta concentrando sulla pena da combinare loro. Cosa ne pensano le varie fazioni? Dibattono con noi Marco Tullio Cicerone esponente della fazione degli ultimati, nonché il console, e Caio Giulio Cesare esponente della fazione popolari. La prima domanda che vorrei porvi è: qual è la vostra posizione? Ritengo che la migliore posizione sia quella di decimo serano. Coloro i quali hanno pensato di distruggere lo stato delle cose non meritano infatti di vivere un solo istante di quella stessa vita di cui hanno tentato di privarci, volendo estinguere il nome del popolo romano. Nonostante creda che decimo serano abbia mosso questa proposta per amor di patria, ritengo che sia fondamentalmente contraria alle nostre istituzioni. Inoltre, per figli di individui, la morte non sarebbe un castigo, bensì una liberazione dai tormenti. Ma le vostre tesi da che parti legali sono supportate? Sono numerose le leggi dello Stato che prevedono che questo tipo di pena sia applicato, come sappiamo, in presenza di gravi reati compiuti da cittadini malvagi, come questo caso per la fede. Altre leggi consentono invece l'esilio. Inoltre, la legge in forza impone che ogni condanna a morte debba essere prima approvata dal popolo, e ciò non è stato ancora risposto. No, non è così. Mi consenta di effettuare la presentazione. No, ma perfetto. Il contratto in sicurezza sarà rinnovato da 10 anni. Dunque, stavo dicendo che Cesare dovrebbe sapere bene che i traditori della patria non si possono considerare come dei cittadini romani, in ottemperanza alla legge sempronia. Dunque qui la legge Porcia, che si riferisce, solo e soltanto ai cittadini romani, non può essere assolutamente applicata. Alcune considerazioni finali? Vorrei citare un episodio risalente a 3 secoli e mezzo fa, quando gli Spartani imposero ai belati ateniesi un governo di 30 uomini. Questi cominciarono a mandare a morte senza processo i criminali peggiori e odiosi. Inizialmente il popolo se ne rende loro, ma poco a poco iniziarono a condannare indifferentemente buoni e cattivi, facendo vivere il popolo nel terrore. Cesare ha sempre seguito queste vie, chiamiamole popolari. Ma ciascuno è fatto che l'interesse supremo dello Stato debba sempre prevalere su tutto il resto. E chi è in grado di cogliere ciò può facilmente capire la differenza tra la leggerezza di questa demagogia e un animo veramente popolare, che ha a cuore la sicurezza e la salvezza del popolo romano. Cicero! 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 Grazie a Marco Tullio Cicerone e a Caio Giulio Cesare per essere intervenuti questa sera a Porta a Porta. Noi ci rivediamo domani, buona serata. Grandissimo proprio! Ma è facile parlare per te, sai cosa ho dovuto subire?
tirate quasi l'ora, però... Per aver accettato il figlio con Teo, dal quale sono scappato quel giorno della mia sorte che mi ha rimesso, la perdi da tutti i miei compagni, la punizione della parte del... Vabbè, torna da noi, siamo più per capire se il nostro matrimonio può continuare o se tendi a partire per sempre. A questo punto è giunto il momento per loro di scegliere gli rispettivi tentatori, per i quali passeranno i prossimi 21 giorni. Odisseo, pensi di essere pronto per la tua scelta? Va bene, penso di essere pronto per la mia scelta. Io scelgo te per me, per sempre. Questo percorso è stato molto più breve del previsto. Comunque, vi ringraziamo a tutti per averci seguito e buona serata. Signore e signori, adesso vedremo un video riguardante il backstage della classe 4E che si è impegnata molto, come vedrete, in questo capolavoro. La luce dovrebbe lo spegnere.